E allora sta per iniziare la partita, ribadiamo Hooligans e Roma Woman, Hooligans in completo bianco, Roma Woman invece in completo blu, quasi tutto pronto per il fischio d'apertura. Allora, fischio d'apertura che arriva ora con la conclusione di Broggi, leggermente larga. Anticipato, occhio alla ripartenza di Magrini, chiusa sull'out di sinistra, ancora il numero 10 Trabattoni a portarsi sul pallone, chiuso, occhio alla possibilità per Broggi che appoggia su Magrini, la conclusione che sbatte sul palo, pronta Stella Magrini, questa punizione guadagnata proprio da parte sua, va con il destro leggermente in questa ultima partita di triangolare. D'altra parte agli Hooligans starebbe bene anche un pareggio, attualmente la situazione dice Hooligans a 3 punti, Boca Junior a 3 punti, ma Boca che ha già giocato entrambe le partite, e Roma Woman ancora 0 punti. Occhio intanto al pallone che rimane lì, e questa volta sì che è vincente la conclusione di Mattia Bragoncini, che mette in campo il gol dell'1-0. E allora al 12° minuto della partita arriva il gol che sblocca le marcature, il gol dell'1-0 in favore degli Hooligans. Tanto occhio alla conclusione da parte di Denise Broggi, subito ristabilita la parità con il gol dell'1-1. E allora si può riprendere la conclusione che si stampa sulla traversa sul destro di Pedulla. Arrivano qui due fischi del direttore di gara, il match che si dovrà decidere con i tiri dal dischetto. E allora si può andare con il primo rigore, Buratti contro Broggi, la rincorsa, riesce ad intuire Broggi, ma il pallone è in fondo al sacco, 1-0 nella serie. Risponde per la Roma Woman con la conclusione vincente la numero 24 Magrini, 1-1 nella serie. Secondo rigore per gli Hooligans, si presenta dal dischetto Leonardo Pedulla. Rincorsa del numero 9 con il destro, grande rigore, e 2-1 nella serie. Manna pronta, gioia dal dischetto, il palo. La rincorsa di Lamberti con il destro, rigore impeccabile e vittoria ai tiri dal dischetto per gli Hooligans.